Monica, bentornata in questo nuovo video in cui voglio parlarti della mia opinione su due borse di cui ho già fatto le recensioni, che sono P-Quadro e The Bridge. Sono due borse professionali, quindi comprate specificamente per questo. Ti invito ad andare a guardare la recensione e te ne parlo adesso in questo video dopo l'utilizzo. Prima di parlartene però ti invito a fare tre cose: la prima è iscriverti al mio canale YouTube e attivare le notifiche. La seconda è seguire gli aggiornamenti, i confronti che faccio, insomma, un po' più diretti su Facebook, e quindi metti un bel like alla mia pagina. L'altro è di andare sul mio blog all'indirizzo blog.ornellauzino.it, dove trovi informazioni su tanti brand, compreso The Bridge e P-Quadro. Ci vediamo dopo la sigla. Ciao! Il bello delle borse originali è che puoi esibirle, compra sempre originale. In questo video voglio riparlarti di quelle che sono due borse che secondo me rappresentano il must, quello che deve essere come professionali. Quindi parlo di P-Quadro e The Bridge, che poi adesso, bene o male, essendo appartenendo allo stesso gruppo, perché The Bridge è stata acquisita da P-Quadro qualche anno fa, ma trovi tutte le informazioni sul mio blog perché ho già fatto le recensioni di queste due borse, le ho utilizzate e voglio dirti, insomma, un po' quelli che sono i miei pareri. Comincio da P-Quadro. Ho comprato questa borsa e ho avuto parole anche forti dal punto di vista tecnico, che poi si sono rivelate, fra virgolette, premonizioni o comunque delle realtà, cioè nel senso che avevo parlato un po' della pelle che soffiava, un po' di vari problematiche che dava la borsa. Ti dico che però ho usato questa borsa in ogni modo e in ogni situazione, tant'è vero che devo anche pulirla, però veramente l'ho utilizzata per terra, in macchina, nel treno, dappertutto, ed è una borsa spettacolare, regge a tutto. Ovviamente non si può pretendere, essendo un colore chiaro, che abbia una resa, come dire, estetica, anche duratura. Magari la prossima borsa di P-Quadro che acquisterò sarà più un colore scuro, ma semplicemente che magari tiene di più nel tempo. Leggera, funzionale, capiente. Ci ho messo di tutto: computer, iPad, cambi per mia figlia, perché magari l'ho portata, insomma, in giro per delle cose. Poi c'era l'agenda e poi c'erano dei documenti, perché magari ho fatto spostamenti di lavoro. Mi ha permesso davvero di poterla utilizzare in mille modi. Poi, utilizzandola, ho scoperto delle funzionalità e quindi delle praticità, e quindi io davvero, davvero mi sento di consigliarti come brand. È vero che è prodotto in Cina, è vero che magari è un prodotto un po', fra virgolette, kitsch, cioè nel senso che è adattato, non è completamente femminile, sì, i colori, sì, un po' la linea, però è un prodotto studiato per gli uomini, però proporzioni fra tanti prodotti che poi ho testato, questo come borsa professionale è figa. E poi io adoro l'ampiezza dei manici, davvero un bel prodotto. Il fatto che comunque è così ben chiusa, cioè faccio vedere, cioè il fatto che è chiusa, il fatto che ha questa tasca davanti che è utilissima, perché io ci metto il telefono dentro, l'appoggio fatto in questo modo. Ovviamente, quali sono i difetti? I difetti sono tutti questi che tu vedi, no? Perché ovviamente, insomma, caccia dei difetti di pelle, che può dare il senso del vissuto sicuramente, però ovviamente non è una borsa, cioè adesso non la metterei proprio, adesso gli devo fare dei trattamenti per vedere un pochino se si riprende, ma non è proprio il massimo. Quindi la prossima che comprerò sarà di colore scuro, la riconsiglio, ma di un colore scuro. Ho testato anche quest'altra borsa ed è una borsa di The Bridge, un classico pagato un botto, ed è molto di apparenza. Questa è la classica borsa che si deve mettere la giovane professionista, che deve dimostrare che è dottoressa, vabbè, mettiamo un po' così. Pesantissima, cioè di per sé la borsa è studiata pure bene, perché ha degli scomparti ben divisi, c'è una valigia, quindi c'entra veramente, la puoi usare come una 24 ore, però è pesante. Cioè ho provato ad utilizzarla per andare in giro, è scomoda, cioè nel senso che la puoi utilizzare, ecco, la devi portare col trolley, fili dentro al trolley, se vedi l'ho anche graffiata, però insomma la rende ancora più bella.
fa la sua presenza. È una borsa scenica, una borsa che rende, magari ho pensato di usarla come una mini valigia, piccoli spostamenti, a volte sto fuori pure solo per una notte. Anziché portare il trolley, magari porto questa, anche se poi è pesantissima e quindi magari sarebbe il caso di portarla col trolley perché appoggiarla su, insomma. Però è utile dal punto di vista degli scomparti, è capiente, già te avevo fatto vedere, c'è tutto separato, si vede che è studiata, è una borsa professionale, è una signora borsa professionale. Di base la ripromuovo. Però ti dico che è pesante, quindi è pesante nel senso proprio di peso, e quindi è una borsa che promuovo per tante funzioni, per amore anche proprio del brand. Di base non è una borsa che probabilmente ricomprerei, sono andata anche in negozio, ho visto altre borse, magari quelle là un po' più leggere, sono un po' meno capienti, insomma, non, fra P4 e The Bridge in questa scelta scelgo P4. Siamo arrivati alla fine di questo video, ti invito a dirmi anche la tua opinione su The Bridge, P4, penso che tu abbia utilizzato borse professionali o se hai dei suggerimenti da darmi, farlo sotto a questo video. Ti invito ad iscriverti al mio canale YouTube, ad attivare le notifiche, a seguirmi sulla mia pagina Facebook e rimaniamo in contatto. Ti aspetto al prossimo video, ciao da Ornella.